Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che vi ricordiate questo fondale, anche perché l'avete visto in uno degli ultimi video probabilmente, quindi dovreste ricordarvelo, anche se da un po' che non registro qui in questa stanza, che è casa mia qui in Italia. Come vedete dal video, è arrivato il momento di svelarvi qual è il mio prossimo viaggio e c'è scritto nel titolo: sto andando in Iran. A differenza di quelli che sono i viaggi che faccio solitamente, in cui viaggio da sola, questo qui, essendo uno stato un pochino particolare, chiamiamolo così, questa volta sarà un viaggio organizzato. Quindi non sarà un viaggio in cui andrete a vedere nei minimi dettagli in che cosa, andrò a spendere, perché appunto io ho già sostanzialmente pagato tutto, non dovrei avere altre spese. Ma questo video non parla di questo, parla di quello che si mette in valigia per andare in Iran, quindi direi di spostarci direttamente in quella che è ormai diventata relativamente famosa su questo canale per essere la mia camera in cui butto tutto sul letto per vedere cosa portarmi via e vi faccio vedere che cosa porto. Ok, questo qui è l'insieme rispetto a quando vedete la valigia disfatta per quanto devo prepararla per la Germania è niente, tutto quello che c'è qui, quindi diciamo che appunto stando via 10 giorni ho un po' di cose perché appunto spero di non dover lavare nulla, però appunto vedete che una visione d'insieme. Mi aiuterò con i cubotti da viaggio che avete visto anche nell'ultimo video della valigia per la Germania e dovrei riuscire a far stare tutto in quelli che sarebbero i miei due bagagli a mano, tra molte virgolette. Questo qui nero è un po' più grande, quindi andrà in stiva, questo qui sarà il bagaglio a mano ufficiale e poi ho lo zaino e la borsa. Userò solo lo zaino, la borsa mi serve per, tra virgolette, emergenza se dovessero dirmi che lo zaino non va bene per essere portato come secondo bagaglio a mano. Quindi, andando un pochino nel dettaglio, partiamo sempre dalle scarpe. Avete il solito paio di infradito che un giorno prometto cambierò, due paia di scarpe che sono le più comode che ho, che uso anche per il lavoro, e non dovrei avere problemi per quanto riguarda questi sandali che appunto potrebbero essermi utili per quando ci saranno delle escursioni magari da fare un attimino più particolari e, o se dovesse fare più caldo del previsto di quello che c'è qui in Italia al momento. Qui vedete i vestiti che userò per il volo, io sono una che usa le cose un pochino più comode per quanto riguarda il volo, poi qui facendo abbastanza freddo ho una tuta sostanzialmente, pantaloni e felpa in pile. Questa qui è l'unica maglietta a manica corta, una t-shirt che mi porterò via, più il vario intimo e una delle scarpe appunto verrà con me in volo. Poi, passando alle cose più essenziali, pigiama, un'altra canottiera se magari dovesse fare un pochino più freschetto, il mio asciugamano in microfibra che occupa veramente pochissimo spazio, come potete vedere, sono davvero ottimi. Calzini e l'intimo vario, quindi il resto dell'intimo, quindi slip e reggiseni. Per l'Iran, la cosa fondamentale per le donne è coprire il capo o i capelli, comunque sia con dei foulard. Vanno bene qualsiasi tipo di foulard. Questo qui azzurro me l'ha regalato l'agenzia con cui viaggerò e poi ho recuperato questi due che appunto che avevo già qui a casa che appunto per avere un po' di cambio questi qui verranno tutti e tre dentro al bagaglio a mano. Uno nello zaino e gli altri due appunto nel bagaglio a mano. Qui ci sono ben 5 paia di pantaloni. Questi due qui sono neri. Non so se si vedono, ok, sono separati. Sono 5 paia in totale, 2 paia di neri, questi qua, quei 2 paia di neri sono quelli che uso per il lavoro durante l'estate, gli altri li ho presi sempre in Germania a Metzingen, sono blu scuro con una righettina bianca, un paio di pantaloni grigi da tuta e un paio di jeans. Da quello che dice l'agenzia, l'unica cosa, l'unica regola è quella di non avere vestiti troppo attillati. Quindi
quindi diciamo già i jeans sarebbero un po' azzardati, ma appunto abbinandoli con dei pezzi sopra un pochino più leggeri, un pochino più lunghi che coprano almeno le curve delle donne dovrebbero andare bene. Passando invece ai pezzi sopra, ho un gran casino sostanzialmente perché non so cosa può o non può andare bene. Quindi, 2, 3, 4 e 5 sono magliette a manica lunga, rigorosamente a manica lunga, che appunto sono da tenere sotto. Non so quanto possono essere accettate, in particolare queste due qui, che sono un pochino più attillate rispetto alle altre, quindi non saprei dirvi quanto possono andare bene. Poi, queste due qui non sono proprio a manica lunga, ma hanno la manica a tre quarti, quindi anche lì sono un po' indecisa. Camicia, che in realtà userò, la terrò quasi sempre dentro allo zaino, perché nel caso non dovesse andare bene la maglietta che ho addosso, posso comunque coprirla con la camicia, con una camicia leggera, che è appunto abbastanza morbida per quanto riguarda il corpo, quindi non è troppo attillata, avrò uno strato in più, però nel caso dovesse fare troppo caldo, nel caso dovesse fare caldo. Maglioncino, un pochino più pesantino, se dovesse fare un pochino più freddino magari. Questa qui è una maglia termica, in realtà, l'unica che mi porterò dietro. Manica lunga e un po' aderente, quindi nel caso comunque dovrò abbinarla a qualcos'altro da metterci sopra. Questo qui è una maglietta di quelle tipo tuta, tanto per capirci, nera ovviamente. A livello cromatico sono abbastanza monotona. E poi ho trovato nel mio armadio sepolto questo qui che è una sorta di tunica, possiamo chiamarla così, è molto lunga e diciamo che farà probabilmente il paio insieme alla camicia nello zaino in maniera tale da avere appunto la doppia opzione. Nel caso non dovesse andare bene la camicia sopra ad una delle magliette che magari non vengono reputate consone ad entrare in qualche moschea, posso comunque avere l'opzione di questa sottospecie di tunica. In realtà è aperta, giusto un laccetto per allacciarla sul davanti, però appunto dovrebbe andare bene. Anche questa qui a manica lunga. Passando di qua abbiamo questo qui è il beauty, quello tra virgolette principale, dove ho tutto quello che non c'è qui dentro, sostanzialmente, che è il beauty quello che metterò dentro al bagaglio a mano. Vedete, bagnoschiuma, shampoo, spazzolino e dentifricio di quelli in mini size, peraltro lo spazzolino l'ho preso da poco, crema solare per il viso, protezione 50, perché non avendo preso particolarmente sole durante l'estate, lavorando principalmente all'interno, non vorrei evitarmi di ustionarmi il viso, crema per il viso in mini size, sempre i soliti campioncini, diciamo così, melatonina. E vabbè, la pillola che devo prendere per forza sempre, quindi è il caso che non vada smarrita, nel caso vada smarrito il bagaglio, quello da stiva. Qui appunto c'è tutto il resto, quindi il resto di medicine nel caso di emergenza, cerotti e compagnia, che appunto andranno nel bagaglio, quello da stiva. Quello che vi faccio vedere, che non ho mai trovato qui in Italia, è questo qui che ho trovato in Germania, che è il cerotto spray sostanzialmente. Fatemi sapere se voi lo trovate o meno in Italia, che è una cosa che veramente mi ha salvato la vita in Germania in più di qualche occasione. Cose importantissime, documenti, quelle di viaggio. Qui non ve lo faccio vedere, ma il visto e il passaporto, i soldi, cosa importante da sapere per quanto riguarda l'Iran è il fatto che dovrete partire con dei contanti, non avrete la possibilità di cambiarli qui in Italia, quindi non avrete i rial o i tumian, mi pare che si chiamino, quindi già dall'Italia dovrete partire con quello che pensate di poter spendere in euro e poi là potrete cambiare. In Iran non vengono accettate, non funzioneranno le vostre carte di credito e compagnia, quindi fatevi bene bene i conti. Quindi qui c'è tutta la parte di documenti e soldi vari. Poi, mascherina
cuscino, quello da collo gonfiabile che ho io. In più mi servirà la bilancina digitale, perché appunto ci sarà sia un volo interno sia poi il volo di ritorno, quindi vorrò controllare se... se mai dovessi sforare più che altro con il peso del bagaglio a mano. Questo qui andrà insieme nel bagaglio a mano, insieme appunto al piccolo, alla roba da bagno, diciamo così, perché è il mio bite per la notte, perché soffro di bruxismo, quindi sfrego i denti durante la notte, digrigno i denti, quindi non è il caso, e insieme ci andranno anche le salviettine rinfrescanti, che appunto anche queste qui arrivano dalla Germania, ma insomma si trovano anche in Italia queste, sono abbastanza sicura. Passando alla parte di elettronica e compagnia, vedete il mio cellulare, poi per scrivere, prendere appunti nel caso dovesse venirmi qualche illuminazione, ho l'agenda. Per il viaggio, essendo abbastanza lungo e non sapendo poi cosa trovo in... come intrattenimento in aereo, ho sempre il mio e-reader con i libri appunto che sto leggendo e che magari vorrò leggere in futuro, prossimamente. Batteria esterna non dovrebbe servirmi, perché la presa che c'è in Iran è di tipo europeo, quindi dovrei riuscire ad usare comunque i miei apparecchi di ricarica senza bisogno dell'adattatore, però me lo porto sempre dietro, e insieme mi porto anche la presa tripla, che appunto se dovessero scarseggiare in stanza le prese, ho appunto la possibilità di attaccare ad una presa tre caricatori. Qui avete il solito, la GoPro che in realtà sta registrando, Canon con il suo filtro polarizzatore, la GoPro, per la GoPro e il cellulare avrò gli accessori per la GoPro, il GorillaPod, questo qui è il piccolo frame della Manfrotto che appunto mi permette di attaccare al GorillaPod anche il cellulare nel caso, il pole per la GoPro, qui c'è la mia solita la mia solita custodia per gli occhiali che uso per tenere le cose un pochino più piccole, quindi in caso come al solito elastici, forcine, e in questo caso ho anche i cerotti, quelli per le vesciche, perché non si sa mai, camminando parecchio magari potrebbero servirmi, e appunto ci terrei a tenerli a portata di mano nel bagaglio a mano, in modo tale da non perderli in giro se dovesse essere smarrito il bagaglio da stiva insieme al resto dei cerotti. Qui c'è tutta la cavetteria e tutte le cose che potrebbero servirmi. Cosa fondamentale per me è avere fazzoletti un po' ovunque, li ho sparsi già in giro, e qui dentro lo zaino c'è già il mio portatile, che appunto verrà con me per potermi fare appunto i backup quando dovessi avere le schedine SD un po' piene, e spero succeda molto presto e spesso, perché vuol dire che avrò molto materiale da firmare. Ho dimenticato di dirvi che c'è anche la bottiglietta d'acqua rigorosamente vuota, perché non passerebbe i controlli, quelli dopo il check-in, che appunto riempirò appunto dopo i controlli, in modo tale da avere l'acqua durante il volo. Quindi, adesso direi che metto i vestiti dentro i cubotti, riempio le due valigie che ho e anche lo zaino. Se dovessi avere qualche problema di spazio, ma penso di e spero di no, ho già pronta la valigiona grande. Quindi direi che facciamo partire il solito timelapse e ci vediamo alla fine del video, che in realtà sarà un po' particolare perché lo registrerò dopo il viaggio, per cui vi saprò dare delle dritte un pochino più specifiche per quanto riguarda soprattutto l'abbigliamento, perché la parte di magliette e compagnia mi manda abbastanza in paranoia. Ok ragazzi, il video è già parecchio lungo, quindi cercherò di essere il più breve e concisa possibile in questa ultima parte, sfruttando anche i secondi mentre vedete il time lapse in cui preparo e infilo tutte le cose in valigia.
Numero uno, la cosa che devo dirvi è che appunto non ho portato via i sandali, ero un po' titubante, quindi ho preferito lasciarli a casa e tenermi lo spazio per eventuali souvenir che appunto ho acquistato. Ero un po' titubante appunto relativamente al fatto di poterli effettivamente usare. Vi dico che non ci sono assolutamente problemi, potete portarvi via tutti i sandali che volete se avete paura di appunto soffrire un po' il caldo con le scarpe. Per quanto riguarda l'abbigliamento, l'unica cosa che dovete avere sempre in pubblico è l'hijab, quindi un fazzoletto, un foulard che ricopre la testa, se siete donne ovviamente. In alcune moschee vi daranno il chador da mettervi perché appunto è obbligatorio da indossare. Per quanto riguarda l'abbigliamento, vi dico, non fatevi mille problemi che mi sono fatta io per preparare la valigia, nel senso che se siete uomini, tutto molto semplice, i pantaloni devono essere lunghi, le maglie possono essere o a manica lunga o a manica corta. Non portatevi dietro canotte, eccetera, perché non potete mettervele. Se invece siete donne, i pantaloni dovranno essere assolutamente lunghi, anche le gonne, devono essere belle lunghe per arrivare praticamente ai piedi. E le maglie devono essere non troppo attillate, quasi esclusivamente a manica lunga, in realtà poi potete azzardare un attimino la manica a tre quarti come ho portato via io, appunto ho usato tranquillamente le magliette con le maniche a tre quarti. Non potete usare la manica corta né tantomeno i vestiti troppo corti, le gonne troppo corte. C'è molto semplicemente un modo per ovviare a tutto questo, quindi se avete un vestitino a manica lunga ma troppo corto, che vi arriva sopra il ginocchio, ci infilate sotto un paio di leggings o un paio di jeans anche stretti e risolvete tranquillamente il problema. Allo stesso modo, se avete una maglietta a manica lunga, carina, non troppo aderente, ma che non copre le vostre forme, nel senso che dovete tenere semplicemente il vostro sedere coperto non solo dai pantaloni ma anche dalla maglietta, questa maglietta la potete usare, molto semplicemente dovrete avere l'accortezza di legarvi in vita o una maglia o uno dei foulard che vi portate via in modo tale da sembrare da avere il sedere coperto. Non fatevi mille problemi, portatevi via quello che vi pare, più o meno, cercando appunto di rispettare un pochino queste regole. Io spero che il video l'abbiate trovato utile, purtroppo è venuto lunghissimo, ma appunto ci tenevo a spiegarvi anche qui in fondo quello che è stato il mio impatto con l'abbigliamento appunto da tenere in Iran. Nel caso vi sia piaciuto lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al canale perché ve lo dico, vale assolutamente la pena vedere i video che riguarderanno questo viaggio. Se avete qualche domanda o qualche curiosità da chiedermi riguardo ovviamente soprattutto all'Iran, lasciate un commento qui sotto. Io cercherò nel corso dei video di raccogliere le più domande possibili, magari anche le più frequenti, in modo tale da fare un video in cui rispondo a tutte le domande in maniera unica, senza appunto ripetermi troppo. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure prossime, già a fine mese. Ci sarà un nuovo viaggetto in programma, niente di eccezionale, sappiate, rispetto all'Iran. In ogni caso merita di essere seguito. Detto questo, io vi saluto e vi dico come al solito, have a nice life.